Siamo stanchissimi di sopravvivere a questo che ci circonda. Il fiume diventa giorno per giorno più invivibile. I nostri figli, mia figlia soprattutto, vuole andare via perché non si rifiuta di vivere in un paese fatto di sporcizia, in un paese dove non si può respirare, dove non puoi stare fuori casa perché le zanzare ti mangiano. Siamo stanchi, veramente siamo stanchi. Il canale San Tommaso, un canale di raccolta di acque piovane che negli ultimi 10 anni si è trasformato in una fogna a cielo aperto. Lo stato di salute in cui versa il rio maleodorante continua a preoccupare migliaia di cittadini. Da angri a scafati, le esalazioni mettono in difficoltà centinaia e centinaia di famiglie 24 ore su 24. Una situazione davvero insostenibile, come ci raccontano i cittadini, che a causa delle esalazioni sono costretti a convivere con problemi respiratori e dalle Dalle istituzioni promesse e rassicurazioni sono state puntualmente disattese, eppure il problema è serio, ci va di mezzo la salute pubblica, una situazione che determina una percentuale altissima di rischio circa la possibilità di contrarre infezioni ed altre malattie, così come ci ha raccontato la signora Rosalba Cavallaro, che insieme ad altri cittadini di Contrada Cappelle è scesa nuovamente in strada a protestare per rivendicare il diritto alla salute. Il fiume diventa giorno per giorno più invivibile, si vede ratti, animali di ogni tipo, il fiume è sempre più sporco, un giorno è di colore verde, un altro giorno è di colore marrone, un altro giorno è di colore rosso, non ce la facciamo più, non sappiamo più a chi rivolgerci, né alla politica né dal punto di vista, cioè nessuno ci ascolta, tutti indifferenti a ciò che ci circonda. Le allergie aumentano non solo più in primavera ma anche in estate, in autunno, siamo costretti a prendere antistaminici perché non si respira, l'aria è sempre puzzolente. Di notte ci dobbiamo chiudere dentro perché entra tutta dentro e sembra che abbiamo la fogna in casa. Ecco, perché lei abita proprio qui, alla camera da letto che si affaccia sul canale. C'è un negozio e questo coinvolge anche, cioè comunque è pericoloso perché devo combattere con gli animali, devo stare io attenta affinché questi non entrino dentro, perché comunque il comune se ne disinteressa, cioè ogni tanto si fa vedere, non è costante, ho dovuto far pulire io le erbacce sul mio laterale per evitare, per vedere gli animali, altrimenti si intrufolano nelle erbe e non si vedono neanche, quindi è una sofferenza, è un continuo non sapere a chi rivolgerci e quindi è durissima sopravvivere. L'allarme ambientale e sanitario lungo le rive del rio è altissimo, tantissime persone sono costrette ad imbottirsi di antistaminici per combattere allergie e diverse patologie respiratorie. In questo tratto di terra dell'agro nocerino sarnese, come ha denunciato un altro cittadino, è alto il tasso di malattie tumorali, eppure tante sono state le denunce. 1250 istanze sono state inoltrate alla Procura della Repubblica, accompagnate da un esposto presentato anche dal sindaco Pasquale Aliberti, ma a Cappelle ormai sono stanchi di essere vittime di un disagio che sembra non trovi soluzione. E così la signora Nicoletta Teodosio, membro del Comitato Amici di Cappelle, ha deciso di rivolgersi direttamente al ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, invitandolo a presentarsi a Scafati. San Tommaso Killer, signora Nicoletta, lei è un membro attivo del Comitato Amici di Cappelle, in questi giorni ha anche inviato una lettera al ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti. Sì, ho pensato di fare questo gesto per tenere viva l'attenzione sul fiume innanzitutto e poi perché siamo stanchi, veramente siamo stanchi di questa situazione. Non sappiamo più a chi e a cosa appellarci. I nostri figli, mia figlia soprattutto, vuole andare via perché non si rifiuta di vivere in un paese fatto di sporcizia, in un paese dove non si può respirare, dove non puoi stare fuori casa perché le zanzare ti mangiano. Siamo stanchi, veramente siamo stanchi e non parlo solo per me, ma parlo per tutte le persone che vivono sulle sponde di questo fiume. D'inverno siamo costretti ad allagamenti continui, le acque che fuoriescono e ci allagano fino a sotto le case. D'estate ci sono ratti dappertutto, serpenti, zanzare e non è degno di un paese che si può chiamare civile tutto questo. Quindi noi vogliamo essere cittadini come lo sono i cittadini di Milano, di Torino, di Roma.
Noi non siamo persone di serie B, noi siamo cittadini d'Italia e paghiamo le tasse come gli altri cittadini d'Italia e quindi vogliamo i nostri diritti, non stiamo chiedendo favori a nessuno, vogliamo soltanto che siano rispettati i nostri diritti. Ecco, quando vi rivolgete alle istituzioni, qual è la risposta? Allora, c'è uno scaricabarile di responsabilità. Si risale sempre all'Arcadis, l'Arcadis che è quest'ente che noi, ente fantasma che noi non conosciamo, ha delle responsabilità senza dubbio, ma penso che le responsabilità non siano solo dell'Arcadis. Le responsabilità le hanno tante persone e tante persone porteranno sulle coscienze persone malate di cancro, persone che hanno allergie, persone che tutti i giorni sono costrette a prendere medicinali e ad affrontare la giornata tra gli ospedali perché questo fiume ci ha fatto ammalare. Questo è quello che lei ha scritto nella lettera al ministro invitandolo a prendere un caffè a casa sua. Io vivo sulle sponde di questo fiume, ho una casa che ho fatto con grandi sacrifici e non voglio che i miei figli vadano via. Io ho invitato il ministro a casa mia affinché venga e si renda conto che dopo 5 minuti su questo fiume non si può più respirare. Parole forti, parole di chi chiede aiuto alle istituzioni perché stanchi di fare i conti con aria fetida e con la puzza di liquami fognari e anche se a breve dovrebbero riprendere i lavori per il completamento dei collettori fermi da anni, come ha scritto il consigliere Mimmo Casciello in una nota, a causa di carenze progettuali e complicanze di natura tecnica, i cittadini di Contrada Cappelle e Mariconda continueranno a combattere. Da anni in questa zona si fanno i conti con aria inquinata, topi che invadono le abitazioni, insetti e acqua sporca che improvvisamente invade i terreni coltivati. Eppure un tempo qui non era così, si stava bene, si respirava bene, come racconta nonna Rosa, che abita sulle rive di quel canale dove un tempo l'acqua era limpida e l'aria salubre. Sono a parte 50 anni che sto qua giù, ma all'inizio era un amore questa. Ma tengo una bella casa qua, decido, tengo una sola figlia, non si vuole mettere qua perché è il gipuzzo. E che ci fa? Sono solo, tengo un marito in coppa da 16, tengo un figlio che non sa buono. E io tengo quella figlia che fa un commercio qua e se ne va bene perché non vuole dormire qua. Perché? Dice che la casa non è... La situazione è insostenibile. Esatto, è proprio così. Ma c'è cosa proprio la vita, come, che cosa potremmo fare? Niente, non risolviamo mai niente. Perché è una cosa che si potrebbe fare qualcosa, per un po' di pulizia, un po' di qualcosa. A me sta sempre, tengo la casa proprio vicino qua. E sto proprio inguaiato io, che purtroppo all'inizio proprio di proprio, che tengo un marito coppa una sedia pure. Cosa devo dire più? We'll be right back.